Adesso sei di fronte ad uno schermo, ma immagina di essere in montagna, in Valle d'Aosta, in un borgo di poco più di 2000 abitanti con una torre medievale. E immagina di poterti immergere in questa torre per scoprire che al suo interno è colma di libri. Uno scrigno in pietra che custodisce edizioni rare e preziose. Annotate da autori e proprietari illustri. Questa meraviglia, collocata in un'avveniristica struttura in legno, la puoi visitare a Morges, nella Tour de l'Archer, sede della Fondazione Centro Studi Storico-Letterari Natalino Sapegno. Qui sono raccolti la biblioteca e l'archivio del celebre critico letterario, ricordato soprattutto per i suoi commenti all'opera di Dante Alighieri e per i suoi manuali di letteratura italiana, ma anche quelli di altri importanti scrittori e studiosi: Sergio Solmi, Lea Ritter Santini, Lionello Sozzi. Laureandi, docenti e ricercatori possono trovare alla Fondazione Sapegno preziosi materiali per le loro ricerche. Oppure vi si possono recare per partecipare a seminari e convegni internazionali. Dal 1992, infatti, la Fondazione promuove la conoscenza e lo studio delle letterature italiane e francese, e più in generale delle letterature occidentali, ad altissimo livello. La Fondazione non propone, tuttavia, solo ricerca e alta formazione. Il suo fine ultimo è infatti la valorizzazione della letteratura attraverso la promozione della lettura, in particolar modo dei classici, in ogni momento e ad ogni età della vita, partendo dai più giovani. Il Parco della Lettura, il primo realizzato in Italia, è solo la più recente fra le iniziative messe in campo in questa direzione, che spaziano dallo studiabolario, vocabolario a misura di ragazzo, al concorso Scrivere con Gioia, all'organizzazione di laboratori didattici che incentivano l'arricchimento lessicale con un approccio ludico e coinvolgente. La Tour de l'Archer ospita anche il Bibliomuseo del Fumetto, allestito dalla Fondazione a partire dalla ricchissima collezione raccolta da Demetrio Mafrica, con oltre 30.000 albi, oggi tutti consultabili. La visita alla sede della Fondazione riserva anche altre sorprese. Nell'ampio spazio del seminterrato è stata ricostruita un'aula scolastica ad inizio Novecento. Mentre le salette che si rincorrono al piano terreno ospitano numerose esposizioni temporanee. L'azione di ricerca, promozione e animazione culturale della Fondazione Sapegno è condotta grazie al sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Autonoma Valle d'Aosta e del Comune di Morges, nonché tramite i finanziamenti ottenuti attraverso i bandi dell'Unione Europea e di fondazioni ed enti che sostengono progetti a favore della cultura in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030.